Fine settimana di festa a Colico, dove si celebra il centenario di Don Luigi Guanella. I festeggiamenti si sono aperti oggi con un incontro tra Don Roberto Rossi e Antonio Valentini, dell'omonima opera di Nuovo Lonio, e gli studenti della Scuola Media Galilei della dirigente scolastica Daniela Russo, che hanno preparato elaborati e presentazioni sulla figura del prete nato a Fraciscio di Campodolcino il 19 dicembre 1842 e morto a Como il 24 ottobre 1915. Proclamato santo da Papa Benedetto XVI nel 2011 e fondatore dell'omonima opera e delle congregazioni cattoliche dei Servi della Carità e delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, la figura di Don Guanella è ancora molto attuale, come sottolineano Don Roberto e Amelia Trussoni, originaria di Fraciscio, impegnata nel comitato organizzatore. Ci troviamo in questo anno da 100 anni dalla sua morte, proprio il 24 ottobre del 1915, e fare memoria non è semplicemente così un puro ricordo della sua persona, ma è un sentire viva la sua eredità, quello che ci ha lasciato e che ha lasciato a tutti. Colico per 3 giorni ricorderà Don Guanella, che visse proprio a cavallo tra l'Alto Lario e l'Alta Valchiavenna. Don Guanella, in questo suo passare fin da ragazzo, anche appunto da Colico, ha però coltivato un sogno, cioè quello di addirittura fondare un paese. Appunto Nuovo Lonio è un paese fondato da lui. Già allora strategicamente aveva intuito che Nuovo Lonio era proprio questa zona di passaggio tra Valtellina, Valchiavenna, Alto Lago, e che come dire, poteva essere qui un centro dove poter anche aiutare le persone che al tempo erano costrette ad emigrare a fermarsi, no? A fermarsi qui nella propria terra. Perché per i ragazzi di oggi è importante conoscere e capire Don Guanella? Io credo che sia importante conoscerlo come uomo, per poter dire che anche i ragazzi nella loro vita possono fare una scelta di spenderla non solo per se stessi, ma per gli altri. Don Guanella ci insegna questo, in particolare a farlo per le persone povere. Ci siamo accorti che soprattutto i ragazzi non lo conoscono molto. È stato fatto un bel lavoro da parte degli insegnanti e del capo dell'istituto. Hanno invitato anche la professoressa Fattarelli a parlare nelle scuole, perché ha scritto un libro su Don Luigi Guanella. È importante che si conosca l'opera di Don Luigi Guanella, soprattutto in questo periodo, perché lui si è dedicato ai più deboli e ai più poveri, e in questi tempi ne abbiamo davvero bisogno. La festa continuerà anche sabato e domenica. Sabato sera invece all'auditorium ci sarà un incontro per tutta la popolazione, dove vari relatori, tra i quali Don Marco Grega, che è padre provinciale dei guanelliani, parleranno dell'opera, della vita, dell'opera di Don Luigi Guanella. Domenica invece, presso la chiesa di Laghetto, ci sarà alle ore 11 la messa, a cui seguirà il pranzo nel vicino oratorio, il cui ricavato sarà devoluto per il restauro della chiesa di Laghetto.